si piglia! Moremmo! Moremmo! Il treno, ciuff ciuff, andiamo! Ciao a tutti ragazzi, qui siete Dana Chiara accanto a me e benvenuti in una nuova Dan Battle di fine stagione. 20 ottobre, il momento della registrazione, 21 la pubblicazione. Mazza. Che mazza. Mazza che mazza per me. 4 punti però, di svantaggio, però sono 4 punti, non è male. Oggi modalità metronomo dopo uno scambio prodigioso che Chiara ha cercato in tutti i modi di consegnare fra le mie mani. Volevo semplicemente avere la possibilità di effettivamente giocarci le ultime puntate. Ho pensato, ne sacrifichiamo una così ha senso fare le altre. Se no, nel senso, possiamo anche chiudere qua la stagione. Cioè, a un certo punto i numeri parlano, quindi... Andiamo a leggere i nickname che avete scelto per me. Per Dusclops, Antonio Amalfi sceglie Midorione, perché come il protagonista di My Hero Academia fa schifo. No, ok. Durante lo scontro contro Todoroki ha subito più danni lui che l'avversario, pur di infliggere danni. Ah, quando fa pilotti. Sì, vero, vero, vero. Grimmsnarl invece diviene Scala Mercalli, scelto da Valerio Volpi. Grimmsnarl lo scorso episodio era Scala Bristol. Perché la Scala Mercalli è la scala usata per misurare l'intensità dei terremoti. E mentre Grimmsnarl era in campo, si sono seguiti nel giro di pochi turni Geoforza, Battiterra e 2 volte terremoto. Mazza, non me ne ero accorto. Ero troppo concentrato a perdere. Mesprit diventa Majorana, scelto da Gabbo Morrow. Prima era Majorano. In onore al celebre fisico, perché solo con palesi nozioni di fisica quantistica relativistica è stato possibile organizzare il combo cucitura d'ombra più esclusiva. Peraltro era tipo il top comment della scorsa Dan Battle. Solo Saidonia riesce a incularsi da solo un sofisticato sistema di leve specchie. E pulegge, giusto. Inteleon diviene Spartaco, scelto da Alex Official Channel. Anzi no, Cannel. No, Typo? No, ho lo scritto al portatile che ha la H rotta. Alex Official Cannel. Ma dai. Cambia il nickname oggi. Perché ha combattuto come un vero guerriero, nonostante la sconfitta e nonostante Togekiss avesse fatto esclusiva. Me lo ricordo, Inteleon grandissimo. Era sniperazza prima, o sniperato. Era sniperato. Ecco. Magmortar diventa James Workshop, scelto da Ozymandias Diaz, continuando la sua lore di Sio, in chiaro rimando alla famosa casa di produzione Warhammer. Ah, ok. Con minimizzato ha creato una miniatura e poi ha passato il tempo a baffare nel fare le cose in ritardo. Mi salvaguardia dove? Subito vele in polvere. 2 volte di fila un'onda sana sugli avversari. Mazza. Passivo-aggressivo questo nickname. Politoed infine non è niente. Ma perché è un nickname di coppia o perché nessuno l'ha scelto? Perché non ci sono state proposte. Ce ne sono state forse solo un paio in brutte coppia con altri, con altri Pokémon. Che però avevano nickname migliori da soli. Esatto. E quindi... Politoed non vi ama, no, ragazzi. Politoed non vi ama. Nella mia squadra Miltank diventa Minotta, scelto da SVN Fairy perché... Mino! Perché come Mino ha fatto una sola hit con triplo calcio. Alcremie diventa Stitico, scelto da Skate Stefano, perché Grimmsnarl, che era a Scala di Bristol, ha usato blocco. L'ho capita dopo. Azelf poi diventa Strikeato, scelto da Nintendo Star, perché prima era freebooter, ma in quanto tale portava contenuti protetti da copyright e quindi è stato strikeato da YouTube. Infatti è morto in un colpo. Ha super senso, incredibilmente. Togekiss, se questa vince i nickname di oggi, diventa Volvo. Scelto da Togekiss 90. Ah, quindi scelto da se stesso. Che cita: la Volvo inventò la cintura di sicurezza nel 1959 e poi cedette il brevetto gratis. La compagnia decise che l'invenzione salvavita era troppo importante per non essere condivisa. Togekiss aveva esclusiva, ma ha deciso di permettere a tutti di usare la mossa metronomo. Mamma mia, bellissimo! Tra l'altro non sapevo questa storia. Neanche io, Pog, quindi Pog. Assolutamente il migliore. In compenso l'Ectivire non ha nessun soprannome, perché come con Politoed... non ci sono state proposte, ce ne sono state anche per lui un paio di coppia. L'unica proposta singola per lui faceva riferimento non alla scorsa Dan Battle, ma a quella prima ancora, quindi
non No, buono. accettabile come nickname, quindi Il niente. notaio ha detto no. Per concludere, Polivrot diventa Milite Ignoto, scelto da Arex9921 perché Non si la sapeva chi volta fosse la scorsa non scorsa aveva volta. un soprannome. A sto giro sono Ce ne sono due. La due. prossima volta sono tutti con nomi normali. Sciopero dei Basta. nickname. Ragazzi, oggi si vince, si fa meno 3 e tutto è il fattibile. Let's go. Il villaggio di Tammy. Ci siamo, signori! Il villaggio di Tammy di Undertale riecheggia nelle nostre orecchie. No! Metti pausa alla musica, Goober! La musica del quiz di Metaton riecheggia nelle nostre orecchie. Io ho Majorana. Non sarei mai sincato, È giusto, meglio, quindi. deve dar fastidio. Mamma mia. John Workshop, anzi James Workshop e Majorana per me straicato e stile. Vabbè, attenzione, il ditino fa. Virata, non su Magmar. Va via. Straicato, è stato straicato di nuovo. Sono andato via dall'MCN a chiedergli di far tornare up il canale. Milite ignoto, eccolo qua. Ma ora ti faccio vedere se Oramos cosa fa, guarda un po'. Scintilla su Poli appena entrato e seguete. Mamma mia, il godimento anche la para. Ma ragazzi, ma sto prevedendo lo Oh future. no, ti sto facendo vincere. È possibile predire il futuro? Voi direte, se non ho una sfera di cristallo, non sono Nostradamus? Probabilmente no. In realtà sì, ed è molto più semplice, passatemi questo termine, di quanto non si possa pensare o immaginare. Attenzione a Magmortar che va su Corditino e fa attacco rapido. Tutto su Polivrat. Lo Stitico si prepara, fa lo Sniobelenk e va di Calciardente. Pensa se fosse stato ben cotto. Majorana si prepara. Le code si intrecciano DNAicamente. Guarda, si intrecciano talmente tanto che anche i Pokémon si intrecciano. James Workshopino si prepara. Controlla un attimo. Può continuare a farmi vincere, per favore. Lo No, poi si Stitico arrabbiano. si prepara. Hanno ragione. Attenzione, tirano sul fragolino e vanno di Conchilama le fragoline. Meno una difesa anche cazzo. Milite si prepara, piedini e fanno tip tap. Raggia Aurora. Non credo gli effetti secondari. Quindi alla fine, insomma, tutto quello che avevo fatto di figo prima è andato a fanculo. Ah, vabbè, tu non avessi fatto gli switch, ti sarebbe arrivato con Kilo. Ha ragione. Forza Lun su Polivrat. Su Polivrat. E seguede. Questo fa male in culo, eh. Proprio lui fa. Ai. Workshopino si prepara. Killing blow, killing blow, killing blow dritto. Cioè diminuisce le sue stab e aumenta le avversarie. No. Può avere il suo senso. Le lacrime del Team Saidon. Lo Stitico si prepara. Ha un problema di salute importante. Elettropisico, ok. Arriva dove? È su un meno uno di def, quindi un pochino mi fa. Milite è pronto, agita la Master Hand, schianto, è su Mesprit, no please, ovviamente. Meno uno si fa sentire. Signor Workshopini è pronto. Poliv, e si veglia kill. Confusion può. Sì, oh, ma raga, ma il futuro, ma è qui. È qui il futuro, e si colpisce anche da solo, vi dico. Potevi fare. Hai ragione, hai Era ragione. Non fatto il volevo 30. esagerare, non volevo esagerare. Wanted do the 31. Non volevo Non esagerare. volevi esagerare. Cotton palle. Meno 1 di velocità. Meno una difesa. Sì, velocità. Velocità. Meno 2, meno 2. In verità. Godo. Godeus. Lo Stitico è pronto. Tira su il ditello. E va di braccio teso. Voglio vederlo girare. Ah, fa una montata di nuovo. Si rievolve adesso. No. Dai, workshopelli, una kill per una kill, una kill per una kill. Erbo scivolata, ci sta, prende la kill, serenamente, serenamente, serenamente. Milite ignoto. Una kill per una kill, guardate come equilibrium. Ecco Spartacus. E dall'altra parte un semplice Electivire, ma che ci fai qua? Sei un Pokémon come gli altri. Intanto sono super efficace sul fatto. Electivire è pronto. E va di... Ok, insomma.
Innanzitutto prende un più 1 in Death Spell, che fa sempre bene. Un più 1 in attacco speciale, che non è il suo punto forte, però non dovrebbe fare neanche schifissimo. Quindi comunque adesso secondo me diventa capace di fare ambedue le cose. Alcremì si prepara, è questa la peccazzo. Attenzione a Magmortar, che punta al ciofile e va di colpo infernale, non su Alcremì, ovviamente. Sì, si recupera i PS che ha perso. Spartaco è pronto a farla stab, che ammazza lo stitico. Non è questa. Questo è il viso dello stitico. La merda! E non esce, purtroppo. Beh, meno due di velocità ci sta, se che sei gran, stitico, secondo me. Lotta. Hai comunque del peso, quindi vai più lento. Pari difesa. Ma certo, ma certo. Non dovrebbe essere stata fatta alcuna modifica, ma non è quello il punto, perché qui si dividono proprio le difese. Forse ci ha guadagnato Inteleon. Nitro carica sotto Rain, grandissimo. Però va più uno di velocità, che è un meno uno in virtù della Cotton Cazzo. Stitico si prepara, la panna è montata e va di... Che ha detto? Non è riuscito a usare una mossa, credo perché è radicato a terra. Sarà stata una mossa tipo balzo. Può essere colpo infernale? No. Quella era prima. No, quella era prima. Era qualcos'altro, ma non l'ho vista, non ho fatto in tempo, quindi avrò visto la chat. Può colpo infernale che non gliel'ha fatto fare? Penso. Io credo di aver letto colpo infernale. Colpo infernale. Però non ho letto non altro. So. James Workshop Ellie è carico, il fatturato sta bene, quindi l'energia è vasta. Questa farà un PS. Vediamo tutto. Ok. Lo stitio si prepara, nonostante l'erba sta perdendo pezzi. Devastomasso non su Magmar, per favore. Cioè sì, su Magmar. Vai su Magmar, ha detto. Vai. Ci ho provato. Ho provato la psicologia inversa, ma era troppo tardi. Spartaco, se vieni un fan cazzo. Cioè, sei entrato e non hai fatto niente. Tentacolo su Electrivire? È buono. Gli diminuiamo difesa e difesa speciale ogni turno. E non può scappare. Quindi diventerà sempre più merda finché non verrà one shottato. Buono. Foschi sfera più uno di attacco speciale, però su Magmar la prende la kill. Se su Magmortar, ma non la ingarra nel target giusto. Workshopino si prepara. La Lecciso è pronta. La gran minchia. Weather boy lui. Pioggia danza. Non contento, fa la grandine e si muore. Però almeno c'è un poggio Undbuka con il radicalbero, il radicamento. Il radicalbero è la mossa simile a Devastomasso, ma erba. Non muore. Radicamento. Sì, guarda, dovresti far più o meno a pari. Mi sa di sì. Dopo guardaci, ma secondo me a pari. Ecco qui le difese che vanno giù e segue. Spartaco si prepara, il suo mantello si agita e va di... Benissimo. Team, ci può stare, però Pokémon è un gioco nel quale si vince quando gli avversari vanno KO, capito qual è il punto? Pronto? Ditino nel cielo. Geloscheggia che fa, insomma, pandan con la Madonna. È bella per noi. Quindi bianco azzurro. Pandan con la Madonna, è vero, eh? Inteleon fa pandan con la Madonna. È un po' una Madonna, Inteleon. Occhioni lucidi, si va a meno uno. Di Atk. Hanno pure attacco speciale, vaffanculo. Allora vaffanculo in tal caso. Vabbè, tanto ci pensa la grandine. Te però vai a meno 2, meno 2. Quindi cominci a essere davvero fragile con quell'Electivire. Non siamo messi malissimo, innanzitutto perché Inteleon anche a meno 1 può far malissimo a Electivire. L'entrante addirittura ancora di più. Wow. E pisciu pisciu babba. Eccola. Ecco lo stronzo Mercalli. Simone si prepara, agita la gemma rossa propria di tutti i Simoni. Attrazione. Beh, boh. Intanto l'invaghimento non ti farà fare l'attacco, eh? Oh no. Potrebbe, non è oh sicuro. Oh no. Spartaco è pronto. E va di leccata. Vabbè, già meglio di niente, c'è già qualcosa. Par. Electivire si prepara. Va di strigio, anche strimadonna, perché non riesco ad attaccare. E prendiamo meno 2 in difesa. Sto pesa, eh. Oh. Non su Inteleon. Comunque male.
Comunque male tanto. Quella va sulla differenza di peso? Brava. Cioè, sulla differenza di peso, sul peso. Sul peso del Pokémon. Che subisce la hit. E non come Heavy Slam il peso dell'utilizzatore. Tanto qua meno 3. Sì, fa male comunque, però pensavo mi facesse peggio, sinceramente. Electivire è carico, polo positivo e polo negativo ci sono entrambi. Poltergeist fa malissimo questo. Ma guarda, anche senza brutto colpo avrebbe fatto male. Forse non avrebbe preso la kill, ma eravamo messi bene. Sto cazzo di stronzo, le radici. Fai succhino. Dal Ramoscia lì. Dobbiamo vincerla questa. Dobbiamo vincerla. Possiamo vincerla. Electivire è a meno 40. Simone. Vabbè, Simone comunque la sta preparando. Simini. La sta preparando, Simini. Dai. Simini. Adesso. Come mini. Godo. Si va qui di aereo assalto. Su Electivire, anche se non è efficace, farà un botto di danno. Va bene anche qua, va bene anche qua, va bene anche qua, per carità. Fortunatamente la grandine sta tenendo ferma la vita di Stefico. Comando scudo, mazza, ok, quindi compensa per un turno, ma tanto poi subito la perderà. Sì, va più uno, ma tanto la le perde subito. Ecco, smette di grandinare. Ora questo è più un problema. Perché adesso, se non ti targhetto, cominci a curarti. Ah, no, aspetta, Tentacolok non lo subisci più perché il terreno è morto. Quindi fammi andare a vedere un po' se è meno 3. No, meno 2, meno 1 addirittura. Speravo meglio. Simone. Sfogarabbia, guarda, ce n'ho un monte. Electivire, e si prende il KO. E si prende il KO. E si prende il KO. Benissimo, dai, sfruttato il meno 2 in difesa, sfogarabbia. Grims non incazzato, l'innamoro non ti fa fa niente e si va a Godopoli. E si va a Godopoli, guardate, proprio Godopoli centro città. Polito, adesso approfitta, ne prendi la kill e siamo pari. E siamo pari, ho detto. E siamo pari, de. Kimi o tasukeru koto wa ima no ore ni wa mou to dame da kujo jori. Godimento? C'è Togekiss ancora dietro. Però non tanto, godimento. Ora Chiara può scegliere se mettere Togekiss adesso e quindi rimandare il momento fiele punte, però poi avere dopo tutti i Pokémon che gliele prendono, o metterli adesso tutti e poi avere per ultimo tutti. Fate un po' il conto. A uno. Eh no, aspetta, ce n'è ancora un altro. Oltre a Togekiss. E chi è? Ah, è quello che è uscito all'inizio, Azelf. E quindi no, sono due che non ti prendono le fiele punte, Dio Madonna. Però non te l'ho lasciato scoprire dopo. Questo è buono. Soprattutto perché c'è minimizzato. Simone Mercalli sta cercando di arrivare fino al fondo. Minimizzato però non influisce sul sostituto. Sì, sì, assolutamente. Davvero? Quindi aumenta l'illusione del sostituto? Perché comunque è la tua. Vabbè, questa non ha effetto, hai fatto la mossa drago. Politoed si prepara. Hello! At its finest. Mississippi. Ok. Mississippi qui, però bisogna farci un quick. Mississippi, bisogna farci un quick hit. Vabbè. Il problema è che tanto radichi. Minotta si prepara. Le mammelle hanno una loro fisica. Buon latte, ma ha già tutte le mammelle. Beh, però è la sua mossa. Eh sì. Che carina. La mossa di Chiara, peraltro. Del Miltank di Chiara. Simone si prepara. E va di Radicalbero, che è l'altra mossa con la quale mi sono confuso prima. Questa fa male, eh? Ci sta, questa è una kill. Bene, bene, via dalle palle. Via dalle palle, via dalle palle. E siamo tre pari, ma te con un veneno. Io con scala Mercalli è molto basso, però minimizzato sub. Tiro mirato è quello acqua, quindi buona, è stato. È la mossa di Intel. Buono, raga, che turno. Non so come funzionano le one hit KO o se possono andare su un sostituto. Non ho idea.
comunque fiele punte che non massimizzano proprio al 100% la loro utilità. Penso ti facciano fuori il sostituto, che non essendo mossa di suono non dovrebbero poterlo superare. Mi chiedo anch'io se funziona così. No! Mi ha dato le fiele punte. Ma non ho manco mai vista questa mossa. Attenzione però, perché nulla è ancora deciso. Manca ancora il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Mi ha dato le fiele punte, mi ha fatti contro in culo. Braccio teso, bonus, Wazelf, muore, eh? No, ora muore no, però gli faccio male. Vabbè, ok, ci sta. Merda. Mannaggia il cazzo. Io non avevo neanche mai visto questa mossa. È quella di Cinderace. Porca puttana. Tra l'altro perfetto, perché non avevano neanche più pericolo, ecco, per chiarare le fiere punte. Peso bomba, ok, qui il danno è buono. Mazza, crit. Politoed è carico. E si va di doppio colpo. E qui GG. Entra in campo Volvo e let's go. Tre Pokémon contro uno e mezzo. Contato bene, no? Uno e mezzo. Sì. Ok. Sì. No! Panciamburo, se solo avesse avuto un po' di vita in più sarebbe stato perfetto! Spada solenne, ma il niente mi fai. Perché non sto zitto, mi faccio i cazzi miei! La scala si prepara, va a Celum e mi delizia con un... Calmamente, che può starci assolutamente anche per tenere in piedi meglio il sostituto. Però bisogna quagliare. Bisogna far quagliarella. Giorgione è pronto e va di... O Turbine. Sono Turbine. Sono in mare. Il suo sostituto? Tutto, mi hai tolto. No! Me lo farei anche avvelenare. Merda! Mi hai tolto il minimizzato, il calmamento. Nucleo cas... No! Ok, ok, però colpisce l'altro. Ok, ragazzi, siamo 3 contro 1. Ok, che sarete avvelenati, ma sti cazzi anche, vero? Vero, vero, mori. No, no, raga, questa bisogna vincerla, bisogna vincerla. Non mi frega un cazzo, 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 non mi frega niente. Non mi importa nulla. Non mi importa niente. Non me ne frega un cazzo, hai capito? Non me ne frega niente. Nulla. Zero. Ovolux. Pata. Oh, va meno 2 attacco speciale. Buono, ok. Questa fa male, questa frizza. Anche meno del previsto perché su Politoed. Meno 2 di attacco speciale, buono perché è il miglior attacco di Togek. Quindi perfetto. Adesso Politoed, una kill su Azelf. Poi 3 contro 1 con un tizio a meno 2. Abbagliante, perfetto. Prende la kill anche su Azelf, secondo me. Meglio ancora su Togek, che ovviamente non lo resiste. Quindi prendiamo un dannetto, fantastico. Andiamo avanti, prendiamo anche un meno 1 di difesa speciale. Si gode, Midorione, ok. Si prepara, pronto, così tutta l'energia prende, la prende dentro di sé. Ecco la fanghiglia, colpisce entrambi i target con il meno 1 di difesa speciale. Benissimo, si prende la kill su Azelf e si fa anche del Malox, giusto così? Giusto così, si gode. Anche un meno 1 in precisione, si piglia. Moremmo, moremmo. Il treno, ciuff ciuff, andiamo. Sei fermato, non vale più. Adesso non devo continuare così fino alla fine fino della alla battaglia. Fine. Dai, dai. Esplodi, puoi farlo. L'un cazzo mif. Cosa che fa? Ok, t'abbasso altro. Meno tutto. Ancora meno precisione. Midorione. Sì, sì, Midorione si pianta il chiodo in culo, si ammazza e t'ammazza Togekiss. Lo condanna alla muerte. Si gode. Midorione, sei un figo, cazzo. Sei un figo. Nella casa fuerte. Vada al chiodo, schiaccia chiodo. Moremma. Vai così, Midorione. Ma non importa, perché te adesso ti farei male sempre. Ah, è Dot. Sì, è Dot. Beh. Ti porta in tuemba. Si può sempre perdere, però... Ok, ora non si può perdere. Ora non si può perdere, secondo me. Basta un dannetto e il maledizio fa il resto. Midorione la porta a casa così. Il latte del godo, guarda lì. Succo di godo. Buono. Sì, guarda tutto il latte della vittoria. Mamma mia! Baokuwa, the deep. Yes. Kirena, umiga, the bon yes, ne. Kire!
Raga, che cazzo di Dumb Battle? Cioè, proprio abbiamo insegnato il Dumb Battle oggi a tutti, a tutto il mondo. Vorticerva, guarda per fare il cippello che ti porta poi a morire di maledizione, non è vero. Ma il prossimo. Un altro. Meno tutto. Meno tre di flessione. Non morire, ti prego. Te lo meriti. Te lo meriti. Sì. Finita matematicamente, raga. Meno 3. È cieco. Il turbine del Taunt! Gli fa così. Tripled. Potremmo anche prendere uno status? Dai, un freeze. Pure, ma è avvelenato. Ah no, il tuo è avvelenato. No, è maledetto. Ma non è vero, vero. Vabbè, dai, no. Non esagero. Ragazzi! Nel godimento. Bravo. Bellissima Dumb Battle della Maledictio. La portiamo a casa. Sono molto molto contento. Questo meno 3 mi fa godere. Mi fa capire che possiamo portarci a casa tutto. Tutto possiamo portarci a casa tutto, tutta la stagione. Meno 3 e secondo me 3 sulle Dumb Battle che mancano. Quindi mi devo muovere. Però oggi è andata bene o sì. Quindi se questa Dumb Battle vi è piaciuta lasciate un bel like. E qui sotto nei commenti nickname per tutti i commilitoni. Tutti. Per favori. Io vi ricordo che ci vediamo oggi pomeriggio ore 17 con GFN, GeForce Now. Si sceglie un gioco insieme e poi lo si giuega. L'altra volta abbiamo fatto Tunic. E ore 21:30 Elden Ring, con annunci delle attività che vedranno me il maestro protagonista Luca Comics. Quindi non potete fare il manco. Noi ci si becca. Arrive.